Realizzo questo video per cercare di divulgare un concetto davvero che non è all'ordine del giorno, ovvero quando una persona si esprime con la rabbia, spesso non viene capita e quello che sta cercando di inviare come messaggio è proprio una carenza affettiva, una mancanza d'amore che non ha ricevuto. Quindi continuarsi ad arrabbiare con una persona che magari si esprime con rabbia o atteggiamenti comunque frustranti e non è di beneficio per nessuno, perché il vero insegnamento risiede nel corpo e ciò che non abbiamo compreso nel corpo, se non abbiamo conosciuto quell'amore incondizionato nel corpo, non riusciremo a donarlo a noi stessi. Quindi la miglior cosa da fare non è continuare ad arrabbiarci con le altre persone che non comprendono la ragione e il motivo proprio alla radice di questo disequilibrio, ma andare a lavorare sul corpo, proprio attraverso delle pratiche ancestrali nel corpo, si va a quello che è dare le informazioni necessarie nel corpo, perché soltanto lì risiede il vero, risiede soprattutto nel corpo il problema e anche la soluzione. Quindi spesso quello che ci viene a mancare proprio sono degli insegnamenti pratici spirituali per andare a comprendere quello che è l'amore incondizionato che già risiede dentro di noi, ma non si è sperimentato magari nelle incarnazioni precedenti. E se vuoi davvero scoprire di più, puoi trovare sia un webinar gratuito di un'ora con al termine un esercizio pratico proprio per andare a unificare quelle che sono le due grandi energie nel nostro corpo, un esercizio pratico. E se avrei proprio piacere, ti invierò una registrazione proprio di una pratica che abbiamo fatto in un percorso Risveglia il potere naturale del tuo corpo, dove andremo proprio a andare a risvegliare questa antica saggezza che già risiede dentro di noi. A presto, Elisa.